È arrivato l'amico Cantoni, gli facciamo un applauso ragazzi. Insomma, c'è la maestra a scuola la mattina, fa ragazzi loro oggi non facciamo la solita lezione, cambiamo. Sì, 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 cosa facciamo? Oggi facciamo le rime. Sì, facciamo le rime. Io maestra, dimmi fa. Allora, ieri sera mia mamma ha fatto il minestrone e ci ha messo dentro il peperone. Bravo. Anch'io maestra, va, dimmi. Ieri sera avevamo molta fame e allora il babbo ha tagliato un salame. Grande, bravo, anch'io maestra, dimmi. Ieri mattina mia sorella è scesa giù alla diga e si è bagnata le ginocchia. E allora che la maestra fa, beh, ma ascolta, la rima dov'è? Fa, goi colpa mi se l'acqua era bassa. Allora ragazzi, vi faccio una domanda di matematica. Allora, c'è un albero, sull'albero c'è un ramo, sul ramo ci sono 5 passerotti, passa un calciatore, spara, ne uccide 2. Quanti ne restano? Io maestra, fa, quanti? Neanche voi, come neanche uno? Dice, 2 li uccide il calciatore e chi altro scappa, no? Ma no, è una domanda di matematica, ce ne sono 5, 2 li uccide il calciatore, 5 meno 2, 3. Però mi piace il tuo modo di ragionare. Fa, maestra, le posso fare una domanda io a lei? Ma certo. Allora, al giardino pubblico ci sono 3 donne che mangiano un gelato. La prima lo addenta, la seconda lo lecca, la terza lo succhia. Qual è quella sposata? E allora la maestra si rifà, quella che lo succhia? Sbagliato, fa quella con l'anello al dito, ma mi piace il suo modo di ragionare! C'è un tizio che si presenta dal prete, fa reverendo, di cosa c'è? Reverendo, fa, cosa fate? Ho fatto un peccato brutto molto, ma cosa fate? Non ce lo posso dire, dai, su, dillo, no? Ma io violentena sora, brutta cosa, dice. E poi ho anche bestemmiato, con l'iposcreda pakistan mei fermi. Delle copie, c'è uno che si presenta al bar, sono 2 o 3 mesi che non si fa vedere, cioè, i suoi amici fa, ma indossi te sta le trimesca antezza veda, io ho fatto i 25 anni di matrimoni con mia moglie era all'opportello in Australia, chissà mai con che fa per i 50 anni fa la vacatura. aiuto. C'è San Giovanni Battista che sta battezzando gli ebrei, ne branca uno, lo caccia dentro nel Giordano, poi lo tira su. Hai visto Gesù? No, giù ancora. Hai visto Gesù? No, giù un'altra volta. Hai visto Gesù? Di ascolto, ma sì, proprio sicuro di aver perso. Mentre invece c'è Gesù e San Pietro che vanno a Betlemme perché c'è un nuovo censimento. Allora cercano un posto per dormire, vanno alla locanda, fa, avete un posto per 2 pellegrini? No, fighe tutti davanti che censimento. Vanno alla seconda locanda, avete posto per 2 pellegrini? No, che tutti pieghe. Vabbè, insomma, arrivano all'ultima locanda in fondo alla strada e chiedono ancora al locandiere, fa, avete posto per 2 pellegrini? Donca ragazzi, chi è che tutti è? Savrì? Mia buon do brandi in tassotteschella mo fimi dal casè perché la gente la dorma. Beh, ma noi non diciamo niente, bravo, allora si mettono a dormire, verso mezzanotte si sveglia Gesù, si gira, guarda San Pietro e gli dice, Pietro, scusa che, cantami il salmo numero 34, mo no, la gente fermi dal casè, spolmiga, dai. Fallo per il maestro, allora comincia a cantare la fede nel Signore, fino arriva sull'osso. A pianta quattro sciafò a cavallo agli orecchi a San Pedro, un fisciamento orecchi, un mezzo a cane, insomma quello ci mette mezz'ora a addormentarsi del male. Verso l'una di notte si sveglia ancora Gesù, si gira, guarda San Pietro che dice, Pietro, ma no, ma cosa dico?
cantami il salmo numero 64. Ma no, devo sapere che è il mio massa da bocca del Manassi che prende il pisti da Baler. Fallo per il maestro, allora comincia a cantare la fede nel Signor, la fede nel Signor, io sono l'host, hai una cannella da fare la foglietta. Pianta quattro cannellate nella schiena San Pietro, oh male bestia, insomma ci mette un'ora a addormentarsi dal male. Verso le 3 del mattino si sveglia ancora Gesù, si gira, guarda San Pietro che dice, Pietro, ma no, cantami il salmo numero 106, ma no, ma sai che mi massa da voi che con i succhi di brassas, chi prende i bottiglion da oli. Fallo per il maestro, beh mi fa per il maestro, però adesso si scambiò ma post. E allora comincia a cantare la fede del Signor, la fede del Signor, arriva giù l'oste, c'è in mano una frusta che sarà 2 metri, fa, a Tito ve l'è data, adesso va a cadere a collare. Bene, dai, ci sono i miei tempi che è il maestro Cino Tortorella, che è qui con noi. Mago Zurlin. L'Italia è al primo posto in Europa e al secondo posto nel mondo, questo non sto scherzando, per anzianità. Noi siamo la popolazione che vive di più, però dobbiamo prendere lezioni da questo che ci vengono a dire cosa dobbiamo mangiare. Sì, assolutamente. Oggi naturalmente saranno contentissimi i vegani, i vegetariani, i crudaioli, veramente, assolutamente. E noi che siamo, vorrei fare l'associazione per quelli che mangiano tutto, come lo chiamiamo? Non lo so, ci bisogna pensare un attimo. Che lo capiscano anche a Reggio Calabria, gli onnivori, ma ci vorrebbe qualcosa di più greco così, hai capito? Onnivori è una cosa così, per esempio come si dice pantofagi è un nome greco che vuol dire mangia di tutto. Nasce l'associazione dei pantofagi, i mangiatori di tutto, però mangiatori di cose straordinarie, sane e buone. Concordo con lei. Ok, d'accordo. Oggi facciamo un presente straordinario all'avvocato Bleu Angiolini, l'angelo blu, il pilota dell'elicottero. Questo qui è il tuo presente per le tue attività. Tre loro, complimenti. La seconda edizione del premio Il Maiale d'Autore che andrà al maestro professor Attilio Amerigo Maria della Re, maestro d'organo e composizione organistica, studente di clavicembalo e tastiere storiche, dottore in chimica, la facoltà di scienze, libero docente in chimica agraria, già professore ordinario di biochimica presso la facoltà di agraria dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. È lui, professore, quindi ho messo un po' dell'incarico. Il professore ha dedicato molti anni di attività professionale alla gastronomia, sperimentando inizialmente la più antica cucina documentata, cioè quella della Roma repubblicana prima e imperiale poi. Lo studio è partito dalle edizioni critiche dei testi rimasti da Catone, Columella, Varone, Plinio, Macrobio, mi corregga se sbaglio, professore. Analizzando le varianti testuali in modo da ricostruire le ricette in versioni corrette, tanto dal punto di vista filologico quanto da quello gastronomico. Criterio controllato di volta in volta in via sperimentale, quindi da qui il collegamento tra la sua figura e il premio che stiamo consegnando oggi, giusto professore? Premia il professore il dottor Enrico Chierici. Allora, grazie. Dopo queste parole
Dopo queste parole mi resta poco da aggiungere, però a nome del maiale nero, che è nostro fratello, e direi fratello di tutti noi, un animale che amiamo molto, io vorrei premiare non solo il suo curriculum esemplare, ma la simpatia, la passione, l'amore che lei continua a mettere proprio nella per la cucina e per il maiale. Maiale del Toro. E capirò come canti tu, e ti darò qualche cosa in più. Se mi innamoro dentro di me, darò la propria a te. Oh, oh.